È stato il Ministero dell'Ambiente nel 2013 a volere la Giornata Nazionale degli Alberi, celebrata il 21 di novembre, nel giorno che segna l'inizio della stagione invernale della piantagione di alberi, effettuata da novembre a marzo d'ogni anno. Il comune di Pontebugianese, proprio in occasione di questa ricorrenza, ha iniziato un ciclo di piantumazioni arboree che interesseranno varie piazze, giardini e parchi pubblici del territorio comunale. Il punto di partenza è stata la piazzetta che si trova nella parte finale di Via Benedetti ad Anchione, piazza ancora senza nome ma che presto sarà intitolata a una donna che ha fatto la storia del paese. Munito di vanga e tanta buona volontà è stato il sindaco Nicola Tesi, aiutato da alcuni consiglieri, a scavare la prima buca per il primo albero. Sì, è sicuramente un nuovo inizio. Siamo partiti da questa piazza in fondo a Via Benedetti, che presto sarà intitolata ad una persona femminile grazie ad una iniziativa che abbiamo fatto con l'Associazione Toponomastica al Femminile, che si è conclusa alcuni mesi fa e che vedrà presto l'intitolazione di strade di questa piazza a donne che hanno rappresentato Pontebugianese ma anche tutto il territorio nazionale e anche nel panorama internazionale. All'evento sono stati chiamati a partecipare anche i piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia Arcobaleno. Sono stati messi a dimora due liqui bambar donati dalla Giorgio Tesi Group di Pistoia. È un nuovo inizio piantare alberi. Abbiamo avviato con questo ciclo di piantumazioni arboree, siamo partiti da questa zona d'Anchione e abbiamo piantumato anche in questi giorni, visto che siamo il 21 di novembre, era il giorno dell'albero, abbiamo piantumato nuove piante ad alto fusto in piazza 4 novembre, prevedendo anche lì un cedro del Libano, in maniera tale che poi potremmo fare un albero di Natale nei prossimi anni, appena sarà un po' più grande, anche in quella zona, e procederemo poi in tantissime altre zone del nostro territorio, un po' anche in tutte le frazioni, a ripiantumare queste diverse piante che abbiamo da mettere a dimora per poter rendere ancora più verde e più bello il nostro paese.